E ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più Doppiaggio. Quest'oggi vi porterò una serie TV che mi ha stupito. E vi sto parlando della serie TV che sembra un codice fiscale, perché a dir la verità è una data, che si chiama 112263, che a dir la verità per noi italiani dovrebbe, anzi per chi ha un minimo di cervello, dovrebbe chiamarsi 221163, perché loro dicono le date al contrario. Dicono prima il mese e poi il giorno, e praticamente è il giorno in cui è stato ucciso Kennedy. Partiamo direttamente con la trama. Allora, vediamo un nostro James Franco in uno dei pochi ruoli che fa seri, che praticamente fa un insegnante di scrittura ad una specie di scuola per adulti, liceo, tutto insieme, insomma, in una scuola. E praticamente c'ha questo amico, che è un tizio che ha un diner, il classico diner americano, e niente, la sua vita è una merda, c'ha varie cose che vanno male. Un giorno va lì e praticamente al diner firma le carte del divorzio finale con la moglie, insomma, niente, la vita fa cagare, ok? E niente, poi arriva l'amichetto suo del diner, che è più vecchio di lui, ci avrà una sessantina d'anni, e forse pure un po' di più. E niente, arriva che poco prima che gli aveva servito un piatto, sembrava stare bene tutto il resto, e poco dopo invece malatissimo in culo a due secondi dalla morte. E naturalmente lui tipo: che è successo? Stavi bene due minuti fa, tutte queste cose, eh? E niente, si scopre praticamente che c'è un nel bagno, nello scantinato di sto posto del diner, c'è una porta spazio-temporale, anzi no, solo temporale, perché non ti trasporta a livello di spazio, che ti fa ritornare negli anni 60, cioè anzi proprio nel 60. E lui gli fa semplicemente dire: guarda, vai lì, continua e vedi che succede. Naturalmente torna indietro e fa: ma che cazzo è sta roba? E niente, questo qua in poche parole gli dice: io sto cercando da tutta la vita, andando indietro nel tempo, di impedire l'assassinio di Kennedy. Cosa che al nostro protagonista non frega un cazzo. Però siccome lui comunque è sempre stato sui libri, a leggere avventure della Madonna, e tutta la sua vita è una merda, dice: ma perché no? Facciamolo. E niente, l'amico suo stira e gli passa il testimone per questa missione. Va indietro nel tempo, succedono cose, cerca insomma di salvare Kennedy in vari motivi, e ovviamente succedono anche cose che non dovrebbero succedere, perché il passato non si può cambiare, tra virgolette. E cioè, si può cambiare, ma è difficile, poi diciamo che succedono cose strane, incontra anche un altro viaggiatore del tempo che poi piano piano gli dice come funzionano un po' le cose, e niente, molto molto carino, che detto così dalla trama io non gli avrei dato un soldo. Però quando le cose vengono fatte bene, è una serie da una stagione da 8 episodi, da un'ora. Anche le cose che pensi: ok, una cosa già vista, una cosa semplice, sì, sai quante cose avranno fatto così negli anni 80, tutte queste cose qua, in media non le guarderesti, ma questa qui invece l'ho guardata e proprio si vede che è fatta da una persona che ci ha messo l'anima dentro. È fatta benissimo. Nonostante tutto, a me non fregava un cazzo di vedere una serie del genere. Però veramente spettacolare, personaggi scritti benissimo, non lo so, cioè trama veramente lineare, spettacolare, tutto il resto. A me non succede mai veramente di arrivare alla fine di una stagione di una serie e dire: ormai non succede più per me, perché ho sempre paura appunto che rovinino la serie, di chiedere un'altra stagione. Io qui la chiederei. Però, appunto perché so questa cosa, dico: no, no, è perfetta così com'è, con questo finale.
Non c'è bisogno di fare un'altra cosa. Quindi ve la consiglio tantissimo e come trama do un 9. Come personaggi, invece, dovrei andare un po' più nel dettaglio e farvi qualche piccolo spoiler. Praticamente, personaggio principale del presente, ovviamente, c'è solo lui, il protagonista. E però, naturalmente, è una persona, quindi andando indietro, e poi è l'anno 1960, deve aspettare 3 anni prima di poter impedire questa cosa. E soprattutto deve scoprire bene se c'è solo uno dietro, se c'era solo un cecchino, se è stato veramente lui il colpevole e gli hanno dato tutta la colpa e tutte queste cose qua. Quindi questi anni li passa cercando di capire queste cose, ma soprattutto mi pare il primo anno quel tizio nemmeno ci sta negli Stati Uniti e sta in Russia. Quindi questo primo anno lui, diciamo che lo passa semplicemente a studiare le cose che aveva già fatto il suo amico precedente che provava a fare questo salvataggio. Però ovviamente, ripeto, è umano e quindi succede che decide di aiutare persone che magari conosceva anche nel presente, che sono anziane e che ha scoperto delle cose, oppure decide di cioè non è che decide, si innamora semplicemente, oppure fa amicizia con delle persone e quindi comincia a creare dei legami, perché è normalissimo che sa benissimo che prima o poi dovrà abbandonare. Però cazzo, fa male perché lui si trova bene e quindi la cosa bella è anche questi legami, tra cui appunto una ragazza di cui si innamora che è spettacolare, che ci si trova bene, tutto il resto. Un amico che poi avrà anche, diciamo, delle complicanze, eccetera, eccetera, e che a dir la verità è l'unico insieme... No, anche lei, anche la ragazza, diciamo, viene informata del fatto che lui viene dal futuro. E un po' strano è come, diciamo, che la prendano abbastanza bene. Cioè, allora, il primo, cioè l'amico... Diciamo che lo fa solamente perché poi, vedendo che lui c'ha tipo dei giornali per delle scommesse per vincere i soldi, le fa e quindi dice ok, ti credo, perché vince questi soldi. Mentre la ragazza è più tipo ok, ti credo per amore, sei un pazzo furioso palese, però ti amo così tanto che ti credo. E niente, spettacolare, viene affrontato com'era una volta... Naturalmente il razzismo, e lui che non è abituato a essere razzista ovviamente, e quindi è molto apprezzato dai più progressisti dell'epoca. E niente, un pochino si fa anche lui coinvolgere da sta cosa di Kennedy, eccetera. E senza farvi troppi spoiler, però, perché comunque io vi dico, il punto di Kennedy quasi diventa secondario alla fine, perché è bello vedere i personaggi che fanno, se sopravvivono, se come si evolvono, tutte queste cose qui. E quello è il bello di questa serie. Quindi io vi spoilererò quello che succede con Kennedy, piuttosto che spoilerarvi quello che succede con i personaggi, perché è quella la vera trama, sotto sotto. L'evoluzione dei personaggi stessi. E vi dico che semplicemente che poi ci riesce, torna nel futuro... E scopre che è una merda, perché? Perché è verissimo, Kennedy è uno dei più sopravvalutati della storia americana. Non era così tanto forte, cioè nel senso, sì, ok, per molti magari potrebbe essere, alzo le mani, un buon presidente. Però ecco, non era così tanto pacifista, ecco. E quindi il mondo è andato a puttane in una guerra atomica con la Russia. Quindi... niente, dopo tutto quello che ha perso, che ha cercato di fare tutte queste cose, viene costretto anche a dover ricominciare da capo. Perché? Perché tutte le volte che tu torni indietro nel tempo, quello che hai fatto la volta precedente che sei tornato nel tempo si cancella e riparte da zero. Quindi cancella tutto e niente, torna nel futuro e vi lascerò scoprire come, cosa e che succederà. E niente, come personaggi assolutamente qui pure io do un 9. Come obiettivo, secondo me, era portare una serie TV, beh, carina, con
appunto un tema estremamente easy, se posso dire, già visto, ok? Ma si vede lontano meglio che quello che hanno incaricato di fare questa serie ha detto proprio: io qui ci voglio mettere tutto me stesso, e ci si è impegnato veramente tanto, e sotto questo aspetto è veramente spettacolare. Purtroppo questa cosa non ha valore al giorno d'oggi, e quindi come obiettivo purtroppo del portare una serie appunto carina da vedere tutto il resto, siccome è stato abbastanza un flop perché non la conosce nessuno, purtroppo dovrò dare un 7. Quindi come voto finale darò un 8 e mezzo, e comunque io ve la straconsiglio, veramente carina e per di più breve, una serie carina che non è più da 50 stagioni ma una stagione da 8 episodi da un'ora, spettacolare, ve la consiglio veramente tanto e so già che non vi deluderà. Ci vediamo al prossimo video con il doppiaggio di 11 22 63.